Buongiorno, sono Mauro Montante, business partner delle società Pismo e Sicchi. Oggi parliamo del POLA, il piano operativo lavoro agile, cioè lo strumento di programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione per la pubblica amministrazione. Con il decreto del 20 gennaio del 2021, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha prorogato al 30 aprile del 2021 il termine ultimo per la realizzazione e la presentazione dei piani. Le logiche alla base del POLA sono strettamente collegate anche alla crisi pandemica che stiamo attraversando, che ha costretto in molti casi i dipendenti pubblici a lavorare da casa, e di conseguenza ha avviato un drastico ripensamento organizzativo e operativo della pubblica amministrazione. Grazie alla nostra esperienza di consulenza per la pubblica amministrazione, mettiamo a disposizione un kit per l'avvio e l'implementazione dei POLA che prevede due diversi momenti. Un primo momento di analisi preliminare dello stato dell'amministrazione anche attraverso uno studio, come previsto dalle linee guida del Ministero, di quattro specifici ambiti. La salute organizzativa, mappare i processi e tutte le attività. La salute professionale, quindi le competenze dei dirigenti e del personale presente dentro la pubblica amministrazione. La salute digitale, quindi il livello di digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti ai cittadini. E la salute economica finanziaria, quindi una valutazione in termini di costi e investimenti. Il secondo momento prevede un accompagnamento consulenziale e formativo che permetta alla pubblica amministrazione, ma soprattutto alle sue persone, di realizzare un vero processo di introduzione e realizzazione dello smart working. Se sei interessato ad approfondire questa opportunità, non esitare a contattarci. Grazie.